Salve a tutti e benvenuti nel 14° episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Blind Forest Definitive Edition, registrato su PC in 4K a 60 fps. Mentre Ori si stiracchia, vi ricordo che questo è il DLC. Nello scorso episodio avevamo affrontato la prima parte, ovvero le tane della radice nera, ed ora siamo entrati nella foresta perduta. Proseguiamo il DLC e scopriamo qual è la backstory di Naru. Mentre uccidiamo quel mostro. Qui c'è un altro laserone, eh. Di pochissimo non mi ha preso. Via, via mostro. Ecco qui. Volevo salvare, a dire la verità, ma non ho potuto farlo. Ora lo farò. Ecco, qui sotto si può... può arrivare a quel punto abilità lì. Oppure si può andare da questa parte. Direi di andare di qua, dove si prenderà una nuova abilità. Qui bisogna ovviamente usare la rapidità per non farci fregare dal laser. E guardate che bella questa zona. Qui tosta, eh? Bisogna essere veloci. No! Ah, cacchio! No, vabbè, qua di nuovo la fretta che ti fa sbagliare. E non ti fa prendere bene il tempo. E ecco qua. Non è difficile in realtà. Tu servirai a qualcosa? Mi farai andare in un posto bello? Tipo qua? Senza dover fare tutto il giro? Oh sì che lo farai. Mentre quello cerca di colpirmi e ci riesce anche. Ecco qui mi serve la nuova abilità. Quindi per ora niente da fare. Eccoci arrivati. Come avete visto, Naru era diventata amica di Ori. No, no, non di Ori, degli altri spiriti della foresta. Ma lei era una creatura senza luce. Non nell'accezione Elden Ringiana del termine. Ma non aveva proprio la luce, mentre noi eravamo... cioè, gli spiriti della foresta erano creature di luce. E il padre non voleva che lei giocasse con quello che poteva essere un nemico. Eccoci arrivati qua, dove si può scendere. Sol poteva diffondere la nostra luce, i suoi occhi vedevano persino al buio. Viveva nel profondo di questa foresta, dove ora riposa in pace. È uno, forse l'unico spirito che ha avuto una morte tranquilla, questo spirito qui. Non ha avuto una morte dolorosa o è impazzito o si è perso. Ha scelto di vivere qui, nella foresta. Hai ottenuto l'esplosione di luce. Per usare questa abilità, premi o tieni premuto LB. Lancerà un'esplosione di luce. Esattamente. Consuma energia, quindi state attenti. Però, ora possiamo...
uccidere quel nemico. Dobbiamo andare dall'altra parte. Da qui. Bisogna salire. No, così. Ci si può ingarbugliare tra i tasti ora. Usa l'esplosione di luce per accendere le torce. Infatti. Tac. No, no, non l'ho presa. Un po' più in basso. Ecco così. Anche lì. Su. E un altro colpo. In buca d'angolo. No, meglio. Se non sbaglio rimbalza sulle spine. C'era modo di farla rimbalzare comunque. Ok, non rimbalza sulle spine. Rimbalza sui muri. Come vedete, succhia davvero tanta energia questa abilità. Però possiamo sbloccare un'altra abilità noi, questa. Aumenta ulteriormente la forza della fiamma dello spirito. Il mulino qui si è spento. Il mulino di laser. E ciò ci permette di avanzare. Gufo? Ok, no, questo farà il caso nostro. Ok, abbiamo eliminato. No! Ho premuto il pulsante che... Sbagliato. Dobbiamo usare l'esplosione di luce per accendere quella torcia là. Hop. E liberare così il passaggio. Ma come è fatto a colpirmi, mostro? Oh. Ecco qua, un'altra cellula abilità. Mentre lì sopra credo che non ci sia nulla, giusto? Esatto. E si scende. Qui abbiamo preso quasi tutto. Qui sopra ci sarebbe anche questa esperienza, esattamente. Ah, bene così. Allora? Gioco? Avevo saltato io, a dire la verità, eh? Allora, prendiamo l'esperienza e cadiamo senza stavolta morire male. Salviamo qui. Non capisco a cosa serva quel mostro, però vabbè. Turano, potresti andare nel laser? Grazie. Ed ora possiamo continuare. Verso la fine di questo DLC. Ovvero abbiamo esplorato tutta questa parte. Manca solo questa parte qui della mappa. Qui si può fare questo. E qui sopra ci si può andare con un salto caricato. Bene così. Qui abbiamo un altro laserone. Mentre qui sotto... Vediamo cosa ci sarebbe. Una cellula abilità lì. Ok, di qua è il vicolo cieco. Quindi andiamo prima di qua per completare bene la mappa. Aha! C'era una zona segreta qui. Vai, laser. Ecco fatto. Ed ora qui bisogna fare un lungo salto. Ecco qua. Per prendere questa cellula abilità. Laserone, non ti temo. Ok. Ed ora si può scendere qua.
Come vedete ora la nostra fiamma dello spirito è molto più forte. Qui bisogna fare una cosa un po' ostica e questo rallentamento è... Ok. Tutto a posto, Ari? Ma non voglio potenziare nulla ora, quindi levati, grazie. Bisogna fare un salto un po' particolare qui per riuscire ad arrivare dall'altra parte. Vediamo se riesco a farlo. Ok. Salvo di nuovo e prendo qua anche questa cellula abilità. Qui ci si può ricaricare. E la porta si è aperta, esattamente. Ah, morto così? Allora vi preparo una sorpresa, mostri. Ecco fatto, distrutti tutti. Qui però abbiamo un marchingegno che deve essere attivato con l'esplosione di luce. Vediamo di trovare dov'è. Ah, ok. No. Ed ora bisogna far carambolare la palla lì dentro, distruggendo piano piano tutti gli ostacoli. Olè, presa. Vediamo se possiamo potenziarci ancora. Possiamo potenziare il colpo a terra, assolutamente, sì. Goofy infami. E va bene. Ecco, quelli là li potrei uccidere così. Ok, ah, è vero che posso anche fare questo. Vero, vero. Però ho perso già troppa vita qui e non va bene. Ok. Questa era proprio una stanza sfida. Dovevamo uccidere tutti quei nemici per poter passare. Un'altra ranocchia. E qui dobbiamo attivare... No, fermo te. Attivare la torcia. Ok. Ora il colpo a terra è anche più forte. Guardate che posto fantastico che c'era sotto la foresta. Si può anche andare ovviamente nell'acqua. Qui... Bisogna essere veloci. Ok, può anche respirare. Altra cellula abilità. Non si può usare la rapidità in acqua, se ve lo state chiedendo, non si può scattare mentre si è in acqua. Usa Y, ovvero il colpo, insieme all'esplosione di luce LB per raggiungere altezze più elevate. Ecco, questo è praticamente una sorta di cheat che ti permette di arrivare molto in alto ovunque, anche senza dover per forza utilizzare proiettili nemici. Cioè, te lo crei tu il proiettile. Tipo qui. Vorrei salire perché forse c'è qualcosa di nascosto.
Vediamo, eh. No, che non c'è nulla. Ecco, ovviamente si spende energia per fare questa cosa, quindi non è gratuito. Però... salviamo, dai, sì. Qui sopra non si va, quindi bisogna andare per forza di qua. Ah, ok. Sapete cosa bisogna fare qui, no? Hop! No. E qui bisogna fare di nuovo questa cosa qua. Poter prendere anche quell'ultima sfera abilità. Anche qui stessa cosa. Esplode esperienza. Si è attivato qualcosa là sotto. E qui però è ancora bloccato. Bisognerà usare la rapidità. Esattamente. Qui sopra c'è qualcosa? No, era da dove eravamo caduti probabilmente. Sì, siamo tornati su. Noi ora potremo andare a sinistra e concludere così il DLC di Ori and the Blind Forest. Anche abbastanza in scioltezza, a dire la verità. Eccoci qua. Raggiungere proprio la casa di Naru, prima che si trasferisse nel nido delle rondini. Anche se hanno lasciato la nostra foresta, non c'è tempo per il dolore. Ricorda coloro che se ne sono andati, così che vivono per sempre. E questa era la casa di Naru. Ecco il pozzo dello spirito per teletrasportarci via, senza dover ovviamente rifare tutta la strada a ritroso, e abbiamo completato anche il DLC di Ori and the Blind Forest. Qui salviamo la partita e ci teletrasportiamo. In questa visione d'acqua non si capisce niente. Ci teletrasportiamo qua, nella foresta profonda, perché poi noi da qui dovremo andare qua. Nelle radure sommerse, o meglio in questa zona qui, che non sono le radure sommerse,
e arrivare fino all'ingresso del Monte Oru. Noi però ci teletrasportiamo lì e io inizio anche a salutarvi perché questo video finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.